Orange.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Le nostre telecamere di Orange TV si sono spostate a Loreggia, in provincia di Padova, per seguire la seconda edizione del Motor Show, che ha visto protagoniste varie discipline del motorsport. Proprio così, nella zona industriale di Loreggia è stata allestita una pista dove, per un intero weekend, abbiamo visto sfrecciare auto da competizione, go-kart, apecar da corsa, auto da drifting e da rally, quad, minimoto, moto da cross e vespe. Loreggia si è trasformata quindi in una piccola Monte Carlo, dove moltissimi appassionati hanno potuto trascorrere una giornata molto adrenalinica e divertente. Velocità e passione, ma soprattutto solidarietà, a sostegno delle associazioni vicine al mondo dei bambini. Questa due giorni di sport e motori è servita per fare del bene. Infatti la BL Racing, ACN Forze di Polizia e la Fondazione, la Città della Speranza, si sono unite per sostenere il progetto di solidarietà, la velocità della speranza. Sentiamo ora Enzo Slongo, uno tra gli organizzatori di questo bel evento. Sono un appassionato di motori, un appassionato che ha trovato il suo degno compare in Alessio Gambarotto, un partner che ha, diciamo, una voglia, veramente una grande voglia di fare, e la cosa che più, diciamo, mi dà forza è che condivide lo stesso pensiero, cioè quello di essere vicino al mondo dei motori innanzitutto, ma però in maniera particolare al mondo dei bambini o comunque di tutte quelle associazioni che sono vicine al mondo dei bambini. Parliamo di svariate difficoltà, tra quelle motorie a casi ben più gravi come le leucemie. È un progetto che stiamo creando e stiamo mandando avanti insieme da alcuni anni, insieme a un altro pool. Stiamo cercando se abbiamo la forza di creare un pool da mandare avanti, è un progetto grande che è il progetto della velocità della speranza, nato per quello che è l'oncoematologia pediatrica e poi adesso si è allargato a tutte quelle necessità che ci sono all'interno del mondo dei bambini. È un'occasione per avvicinarsi per gli amanti dei motori a queste attività. Certamente, far vedere se non altro, a sfatare quello che è la pericolosità dello sport dell'automobilismo. Io vedo che qui per fortuna ci sono, come avete visto, ci sono una pista da cross che abbiamo colto l'occasione della partecipazione e della disponibilità del Valley Tex, che è una scuola di motocross per bambini, e è un modo per farli crescere, ripeto, forse sono ripetitivo, sani. A chi vanno i ringraziamenti? I ringraziamenti innanzitutto vanno, io dico sempre, per primi a tutti i volontari e tutti coloro che oggi sono qui e che dedicano la loro giornata e si immergono, proprio una full immersion nel fumo, nei rumori. Stasera sicuramente vanno a casa stanchi, però con il cuore pieno di allegria in un certo qual modo. Poi naturalmente il mio ringraziamento è quello che va a Alessio Gambarotto, perché se siamo qui siamo grazie a lui, che ci mette anima e corpo veramente, e non è facile trovare al giorno d'oggi qualcuno che ti segua in tutto quello che nasce, perché queste cose qui nascono, è un lavoro, non dico certosino, però ci vogliono 3-4 mesi, perché sembra una cavolata iniziare e dire bastano 4 balle di paglia, 3 birilli, 2 fettucce, non è vero, perché la cosa che poniamo davanti a tutto è la sicurezza dei piloti, la nostra, per cui ci vuole tanto tempo. Naturalmente ringraziamento a tutti gli sponsor che anche in tempi, diciamo, difficili o anche molto difficili ci sostengono e dicono sì.
progetto è bello, impegnativo e veloce. La giornata promette bene, danno il via alla manifestazione le auto da competizione, veri bolidi che riescono a far impazzire il pubblico presente. Sto divertendo, sì, è bello, tutto organizzato bene. La pista è un po' insidiosa, ma cerchiamo di fare il meglio che si può, insomma. Sei contento che questa manifestazione sia qui a Loreggia? Sì, sono contento perché è vicino a casa. Non ci ho messo tanto per venire, organizzarmi, e quindi sono felice. E dopo è una manifestazione organizzata molto bene. Quindi complimenti a chi sono gli organizzatori e tutto, insomma, e tutti chi è attorno a questa organizzazione. Un voto da 1 a 10 su questa manifestazione? Ma penso che andiamo anche a 11. Cosa è successo durante la gara? È successo che abbiamo un po' esagerato subito così all'inizio e praticamente si è rotto il cambio, sicché siamo fermi per il momento. Pensi di riuscire a riprendere la gara? Guarda, adesso appena mi portano la macchina nei box vedo di riparare, perché la giornata dovrebbe essere splendida oggi. Evento così non poteva mancare l'illustre figura del sindaco di Loreggia, il signor Fabio Bui, al quale abbiamo chiesto che rapporto esiste tra il Veneto e i motori. Perché si è voluta creare questa manifestazione qui a Loreggia? Ma è stata quasi una casualità. Alessio Gambarotto di Antares l'anno scorso ha voluto provarci e era una manifestazione nata quasi in sordina. Io l'avevo vista e ho detto: non può essere una manifestazione piccola così, deve essere una grande manifestazione di motori, di sport e di passioni verso le quattro ruote e tutto il mondo di motori in generale. E quest'anno abbiamo allestito questa grande manifestazione, che è la seconda e mi auguro di una lunga serie. Che rapporto c'è tra Veneto e motori? Veneto e motori ha sempre avuto un buon rapporto, grossi piloti sono veneti, le piste e di motori e di moto in Veneto la fanno da padrone in tutte le piste nazionali. Cosa dire, il rapporto deve essere non solo tra Veneto e motori, ma tra Loreggia e motori. È quello che io, come sindaco di questa comunità, mi impegnerò a far sì che queste manifestazioni continui nei prossimi anni, e abbiamo anche in mente la creazione di una piccola pista. Come già anticipato, protagonisti di questa giornata anche i go-kart, dove hanno gareggiato bambini ed adulti. Inoltre, per l'occasione, è stata allestita una pista per piccoli piloti, che hanno provato per la prima volta il brivido delle quattro ruote in un circuito studiato appositamente per loro. E chissà che da questa manifestazione non escano nuovi talenti. Ciao, ti stai divertendo? Sì. Quanti anni hai? 7. È da tanti anni che vai su questo kart? No. No, solo 2 volte. Ti piace questa manifestazione? Sì. Ciao, come ti chiami? Eleonora. Quanti anni hai? 6. Ti piace guidare? Sì. Il kart da 1 anno e mezzo circa. Le piace? Sì, le piace. Anche se devo dire che è più una passione del papà che della bambina. Comunque le piace. Si sta divertendo? Molto. 18 anni a novembre. Cosa ne pensi di questa manifestazione qui a Loreggia? Ce ne fossero tante di manifestazioni così, per non avere incidenti sulle strade, per poter girare in un posto sicuro e senza avere problemi. Un voto da 1 a 10 su questa manifestazione? Ah, 10 sicuramente. Un'esibizione che ha destato molta curiosità è stata quella regalataci dai funambolici drivers degli Apecar, che hanno sfrecciato in pista come vere macchine da corsa. Che emozione si prova a essere pilota di un Apecar? Beh, la situazione è un po' particolare, diciamo. Questa è una disciplina nata così per scherzo, abbiamo fatto
anche un team, forza di elaborazioni una bella e l'altra. È una bella sensazione portare al limite queste bestie qua, che in teoria possono arrivare a 250 km all'ora. Non è una cosa proprio semplice. Fare del drift con una bestiolina così da 260 cavalli non è una cosa di tutti i giorni, però diciamo non siamo neanche dei super, dei superman, siamo delle persone normalissime, o quasi. Per gli appassionati delle due ruote, invece, è stata allestita una lunga e bellissima pista, dove tantissimi piloti hanno potuto così divertirsi a bordo delle proprie moto da cross. A tal proposito abbiamo sentito Fabio Tessari. Ascoltiamo ora i consigli che ha dato per chiunque intende avvicinarsi a questo sport. Ti stai divertendo? Sì, mi sto divertendo molto. Vedo che i ragazzi imparano, stanno veramente trovando confidenza con la moto e i risultati si vedono tantissimo nell'espressione del motocross con la tecnica di guida. Non solo in pista, ma anche con percorsi alternativi. Lì ci siamo inoltrati nel campo di terra appena arata, tante cose di questo genere. Canaloni profondi che fanno sì che il motocrossista o il piccolo bambino acquisisca il massimo equilibrio sopra la moto. Questo è bellissimo per loro. Ecco, tu sei istruttore, da che anno si può cominciare a mettere il proprio figlio a fargli conoscere questa disciplina? Certo, dai sei anni e mezzo si può iniziare a metterlo sopra la moto, sempre per gioco, fino a che i bambini raggiungono l'età dei 13-14 anni, ricordiamoci che sono bambini e devono giocare con la moto. La moto è come il pallone per un calciatore, questo è il mio intento, non importa chi vince e chi perde. Certo che se uno va forte, meglio, però il miglioramento fino ai 14 anni si vede in tutti. Negli altri ragazzi, quelli un po' più adulti, entra la fase nella quale le persone ragionano e quindi è più difficile insegnargli. Quindi magari migliorano, però la volta dopo ritornano uguali di prima. Quindi in base alla passione e alla credibilità che hanno nei miei confronti, sicuramente migliorano tantissimo. Che consiglio dai ad un bambino che vuole iniziare questa disciplina? Di iniziare da subito con una persona che sia capace di istruirli. Perché è come andare a sciare senza il maestro di sci, ci si va a far male. Ti stai divertendo? Sì. Sei qui per? Fare cosa? Moto? Cross. Motocross. Motocross. Ti piace fare motocross? Sì. Quanti anni hai? Diglielo, sei un campione? 4. Come ti chiami? Nico. Anche a 4 anni si può fare motocross in sicurezza. Un voto da 1 a 10 su questa manifestazione? 10. 9. 9. 10 direi. 10. Posso dare tranquillamente un 9 sicuramente. Non vorrei dare un 10 perché magari c'è qualcosa che si può migliorare, però è una bella manifestazione. 11. Beh, per adesso, per quello che ho visto, 9. Dai, diamogli un 8. Bisognerebbe farne di più di queste manifestazioni. Grazie a questa manifestazione, chiunque ha potuto essere pilota per un giorno su un circuito d'adrenalina vera. In questa giornata è stato possibile gareggiare in totale sicurezza. Grande messaggio questo rivolto sia ai piccoli che ai grandi. Ringraziamo la Valentino Racing ed il promotore Alessio Gambarotto, titolare dell'azienda Antares, per la perfetta riuscita della manifestazione. Arrivederci al 2013! Siamo la pompa numero 1, 48 e 50. Da oggi c'è un nuovo modo di pagare il carburante senza usare contanti. Usa anche tu le tessere Top Fuel. Top Fuel propone una gamma di carte carburante prepagate che ti permettono di ottenere numerosi vantaggi. Carta gift, carta retail, carta sconto, infine la nuovissima carta metano. Sei un operatore del settore? Hai o gestisci un distributore di carburante? Vuoi entrare anche tu a far parte del prestigioso circuito Top Fuel? Contattaci su info@topfuelweb.com. Top Fuel, il carburante over the top. Thank you.
Infinity Age, passion for life. Antares Ambiente da oltre 20 anni offre professionalità nella realizzazione di nuove coperture, sia civili che industriali. Antares rimuove le vecchie coperture contenenti cemento amianto ed è leader nelle rimozioni controllate di amianto friabile, garantendo il totale rispetto delle normative vigenti in materia. Inoltre, Antares Ambiente è specializzata nell'installazione, predisposizione e allestimento di impianti fotovoltaici. www.antaresambiente.com. L'azienda offre un servizio a 360 gradi. Antares Ambiente risponde con tempismo e successo a tutte le esigenze del cliente. Sono Thomas Biaggi e Stefano Colombo, i campioni italiani Gran Turismo di classe GT3. Il responso è arrivato dall'ultimo appuntamento della stagione disputato all'autodromo di Monza, nonostante il ritiro in gara 2 dei portacolori del Roal Motorsport per un principio di incendio della loro BMW Z4 a causa di una perdita di olio. Una cosa da thriller, un finale thriller, dalla sabbia di Lesmo 2 a essere campioni, è una gioia incontenibile, veramente un qualcosa di storico. Veramente una corsa fantastica, un titolo veramente meritato. Secondo noi il team è stato veramente all'altezza di questo successo. Anche Thomas è stato molto bravo, è stato un grande come compagno di squadra. Bravi tutti. Grande zio! Grande zio! Biaggi e Colombo hanno preceduto in classifica per una sola lunghezza Andrea Sonvico e di 5 punti l'altro equipaggio Audi composto da Davide Di Benedetto e Alex Frassinetti, mentre in sesta posizione hanno concluso Alessandro Balzan e Giacomo Barri al volante della Porsche GTR3. Al via di gara 1, Van der Drift si portava al comando davanti a Ruberti, Balzan e Sonvico, mentre nella GT Cup le tre Lamborghini di Stancheris, Weiser e Babini precedevano la Porsche di Granzotto. L'attacco di Ruberti alla leadership del pilota neozelandese riusciva nel corso del primo giro, durante il quale anche Colombo guadagnava un paio di posizioni. Al terzo passaggio Balzan scavalcava Van der Drift, mentre Sonvico si esibiva in un lungo che gli faceva perdere alcune posizioni. All'ottavo passaggio Balzan terminava la rincorsa alla leadership scavalcando Ruberti. Gianmaria invece saliva in quinta piazza, mentre Cressoni era costretto al ritiro per noie all'impianto di raffreddamento. Al rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota, Barri, succeduto a Balzan, si portava al comando davanti a Cordoni, subentrato a Ruberti, e Malucelli, che aveva preso il volante da Passuti. Il portacolori dell'Antonelli Motorsport riusciva poco dopo a prendere la seconda posizione gettandosi subito all'inseguimento della vettura gemella. Nella GT Cup invece Sanna precedeva Rizzo e Cicognani. Giro dopo giro Malucelli guadagnava secondi preziosi su Barri, mentre terzo era Cordoni che si portava davanti ad Alessandra Neri, Capello e Palma. Al 25esimo passaggio Barri doveva cedere alla supremazia di Malucelli e il pilota dell'Antonelli Motorsport si portava al comando. Con il traguardo ormai alle porte arrivava il colpo di scena finale con Barri che nel corso dell'ultimo giro si toccava con Malucelli. Ad avere la peggio era il pilota dell'EB Motors che andava a sbattere sulle protezioni, tuttavia continuando la sua gara con la vettura particolarmente danneggiata. Sotto la bandiera scacchi Malucelli andava ad aggiudicarsi meritatamente la vittoria davanti a Cordoni e Capello che nel finale aveva la meglio sulla Neri. Quinto chiudeva Palma davanti a Lancieri, Frassinetti e Barri, poi squalificato, Biaggi e Liberati. Nella GT Cup ai primi due posti si classificavano le Lamborghini di Sanna e Rizzo, ma con il terzo posto Cicognani, in coppia con Granzotto, si aggiudicava il titolo della prima divisione. È andata molto bene, la macchina è stata costante fino alla fine e siamo arrivati in rimonta e quindi devo solo ringraziare Marco Antonelli e tutto il team e anche Christian che ha fatto un lavoro incredibile. Speriamo per domani di riuscire a farne un altro. Molto molto buono e positivo il weekend, la macchina finalmente ha un buon livello di sviluppo, grazie davvero a Marco perché ci ha consentito di metterci in questa situazione, grazie a tutti quelli che quest'anno hanno creduto in questo campionato perché è veramente bello come abbiamo dimostrato oggi. Test Day è l'occasione ideale per capire le qualità di un giovane pilota, mettendolo alla prova con monoposto di ultima generazione. Il servizio, ideato da MD Pratics, il team CO2 Motorsport Line Race, si avvale di figure professionali legate al motorsport che mettono a disposizione la loro esperienza. Sono ampi servizi offerti per i giovani piloti. Prototipo e biposto per le prime prese di contatto con la pista. Simulazione di guida.
Test Day è un programma di giornate da trascorrere sulle piste più importanti in piena sicurezza e con costi contenuti. Per maggiori informazioni inviate una mail a info@mdpractics.it oppure telefonando al numero 039 23 06 011. Da oggi scegli anche tu il meglio per il tuo animale. Rivolgiti all'esperienza e alla professionalità di Dog Cooker. Troverai oltre 8.000 articoli con marchi di prestigio. Dog Cooker è disponibile anche per assistenza tecnica, garantendo la massima sicurezza al tuo animale. Inoltre, Dog Cooker ha prezzi da outlet molto competitivi. Il punto vendita si trova a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, in via Monfalcone 39. Dog Cooker consegna i propri articoli in tutta Italia. Scopri tutti i vantaggi di Dog Cooker telefonando al numero 02 6129 5840. Dog Cooker, il meglio per il tuo animale. Ecco, finalmente l'ho trovato, stavo cercando su internet, eccolo qua, Onrace TV, uno spettacolo, La prima TV via web in onda 24 ore su 24, dedicata al motorsport. Ma chi me l'aveva detto? Ma il mio meccanico, l'arterio, quello che misura la pressione delle gomme. Questo sito è uno spettacolo, questa TV. Qui hanno iniziato tutti, dall'Alonso di Vaiale, Schumacher, Barrichello, Badoer. Ma andiamo a vedere un po' il palinsesto, sono curioso, e anche i servizi che offre questo sito. Ma guarda un po'. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Onrace.tv, hai capito? 24 ore su 24, canale tematico motorsport e non solo! Si trova di tutto, informazioni, gnocca di legno, ma gnocca c'è. Onrace.tv, vi aspetto, uno spettacolo, dillo anche te, uno spettacolo! Allora, lo dico no, uno spettacolo! Al via di gara 2, Rangoni si portava al comando davanti a Malucelli, Frassinetti, Capello e Iacone, ma alla prima variante la lotta si faceva subito accesa e proseguiva nel corso delle prime tornate. A farne le spese era Capello, che rimaneva invischiato nella bagarre, perdendo diverse posizioni, mentre Iacone terminava anzitempo la sua gara sulla sabbia. Al quarto passaggio Malucelli scavalcava Frassinetti e si portava in seconda piazza. Quarto era Lancieri davanti a Barri, Cordoni e Capello che assieme a Sbirazzuoli davano vita ad un acceso duello per la sesta posizione. E proprio in una di queste fasi Capello, nel superare Cordoni, entrava in contatto con la sua vettura danneggiando un pneumatico che lo costringeva ai box per la sostituzione, scivolando così nelle ultime posizioni. Con Rangoni davanti a Malucelli la gara si accendeva per la terza posizione con Barri che in più occasioni tentava di sorprendere Frassinetti. Il sorpasso riusciva al decimo giro, durante il quale anche Cordoni e Liberati proseguivano il loro duello per il settimo posto. La corsia box per i cambi pilota si apriva all'undicesimo giro con un colpo di scena inaspettato. Il ritiro di Biagi, decimo, per un principio d'incendio a seguito di una perdita di olio. Al rientro in pista di tutte le vetture, Garofano, al comando, dopo aver preso il volante da Rangoni, arrivava lungo in una curva e veniva scavalcato da Balzan, succeduto a Barri, mentre Passuti, subentrato a Malucelli, al cambio pilota doveva sostituire un pneumatico danneggiato. Al comando, intanto, Balzan allungava su Garofano, portando il suo vantaggio al 21esimo giro ad oltre 10 secondi. Terzo era Comandini davanti a Di Benedetto, Ramindra e Passuti. Sotto la bandiera scacchi, Balzan andava a cogliere la terza vittoria stagionale davanti a Garofano e Comandini, mentre in quarta posizione Di Benedetto precedeva Ramindra, Passuti, Cerruti, Mancini, Gianmaria e Stancheris, primo della GT Cup. È difficile esultare perché se non facevamo quello 0 ieri in gara, oggi eravamo noi campioni italiani. Non è che l'hanno vinto BMW, che comunque gli faccio i complimenti, però l'abbiamo più perso noi per quello che è successo ieri in gara 1. Peccato perché sapevamo di potercela giocare fino alla fine. Ringrazio il team, ma anche Giacomo perché è stato un compagno durante l'anno. Ci siamo divertiti, siamo stati assieme, abbiamo sbagliato, abbiamo imparato, però finire con una vittoria sicuramente era la cosa migliore per il team. Ringrazio Alessandro e la squadra per tutto il supporto che mi hanno dato quest'anno, ho imparato molto con loro. Ieri mi spiace per quello che è successo, io ero in scia a Malucelli, lui ha avuto un calo di pressione di carburante, l'ho tamponato e ho rotto i radiatori. Peccato. Si chiude con il trionfo dei colori BMW, uno dei campionati più combattuti della storia del tricolore GT, con la presenza di piloti, vetture e team di prestigio che lasciano ben sperare per una prossima stagione di alto profilo.
OnRace.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Thank you.